In occasione del gemellaggio e delle celebrazioni di San Sebastiano a Campagna, il sindaco Roberto Monaco è intervenuto per ringraziare tutte le forze di polizia municipali che in prima linea hanno fronteggiato l'emergenza Covid-19 sui territori. San Sebastiano è in qualche modo il protettore, viene considerato il protettore della polizia municipale. Quindi mi sembrava l'occasione migliore per ringraziare pubblicamente tutto il corpo della Polizia Municipale in generale, perché davvero in questo anno e mezzo siamo stati tutti sovraccaricati di funzioni, di lavori, di compiti, ma la Polizia Municipale in particolar modo ha dovuto aggiungere già alle quotidiane mansioni, per le quali per la verità c'è carenza di personale dappertutto, ha dovuto aggiungere un lavoro suppletivo fatto di controllo relativamente agli assembramenti, relativamente al controllo nelle famiglie contagiate, eccetera, eccetera. Insomma, un lavoro davvero immane e mi sembrava l'occasione migliore per poter ringraziare pubblicamente il Corpo di Polizia Municipale. Ecco, ne approfitto, Sindaco, per chiederle anche qual è il bilancio Covid ad oggi nel vostro comune, perché dobbiamo dirlo, una grande responsabilità poi l'avete voi, primi cittadini, che siete appunto all'apice, no, del nostro vivere quotidiano, quindi vi confrontate, vi scontrate sempre con una serie di problematiche e il Covid, diciamoci la verità, non poche preoccupazioni ci ha dato, soprattutto lo scorso anno. Allora, non c'è dubbio, lei consideri che noi siamo il terminale di tutto, dico noi sindaci, perché quando il cittadino non trova le risposte alle sue esigenze, ai suoi bisogni, in qualsiasi dove, presso qualsiasi struttura, presso qualsiasi istituzione, finisce poi naturalmente con il rivolgersi al proprio sindaco, che si tratti di questioni sanitarie, mediche o altro, come naturalmente implica tutto questo anno e mezzo che stiamo vivendo, alla fine per un tampone che non arriva, per un vaccino che non arriva, per un esito che non si sa, eccetera, eccetera, tutto ovviamente viene caricato sulle spalle dei sindaci, ma è il nostro ruolo e non ci vogliamo sottrarre naturalmente. Per quanto riguarda la prima parte della domanda che lei faceva, ovvero la situazione specifica dei casi a Campagna, dopo aver pagato, un po' come tutti i comuni d'Italia, devo dire, il periodo post-pasquale, durante il quale senz'altro tutte le famiglie hanno un po', come dire, allentato la morsa, ci sono state visite intrafamiliari, eccetera, eccetera, dopo aver scontato quindi una iniziale risalita della curva che ha portato a quasi 160 casi rispetto ai 18.000 abitanti che siamo, adesso siamo attorno ai 60 con una curva che decresce da moltissimi giorni, per fortuna, nel saldo tra i nuovi positivi e i negativizzati. Quindi ci aspettiamo che si normalizzi il tutto, nella speranza che i nuovi allentamenti, per carità dovuti, perché ci sono tante tensioni sociali, ci sono tanti aspetti anche di carattere emotivo, per non considerare poi quelli molto importanti sotto l'aspetto economico. Naturalmente adesso ci aspettiamo tutti che questi allentamenti non generino di nuovo una ripresa della curva. In questo senso mi lasci cogliere questa occasione per lanciare un invito. Tutti i provvedimenti che vengono fatti non significano un rompete le righe, non esiste più la problematica, siamo tutti più allegri e più superficiali. Non può essere così, evidentemente. Dobbiamo continuare ad essere cauti, ad essere prudenti, a vaccinarci quando verrà il nostro turno e quindi a consentire piano piano, lentamente ma con continuità, di uscire fuori da questo momento. Bene, grazie Sindaco per il suo intervento. Ci vediamo allora in una prossima occasione. Saluto lei e tutti i telespettatori. Buona giornata.